Loris, tantissimi turisti che sono arrivati e che hanno l'opportunità di scoprire la bellezza della nostra terra. Grazie ad Alfa 21, 2000 tedeschi, non è poco. Da questa terra si emigra, se arrivano i turisti riusciamo a far rimanere i nostri giovani. I ragazzi oggi hanno commosso i turisti, sono stati contentissimi, hanno ricevuto anche un bel fiore con i colori della Germania. I tedeschi hanno cantato insieme a noi, la nave Aida tornerà diverse volte, l'anno prossimo ha già confermato altri scali, insomma un bel inizio. Sono i ragazzi dell'Alfieri? Sono i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Rosmini, preparati dal professore Sergio Frattolillo. Prof, come sono stati i ragazzi? Bravi secondo te? Veramente, ne vado veramente orgoglioso. Sinceramente sono venuto un pochino, che volete, un po' titubante, però hanno dimostrato grande professionalità a quest'età, molto maturi, ne sono orgogliosi di loro e mi hanno dato l'onore di suonare con me. Chi è questo signore qui accanto a te? Also, Sie möchten wissen, wer Sie sind. Ich bin der Bürgermeister der Stadt Fritzlar. Wir haben 15.000 Einwohner und haben eine Partnerstadt, die heißt Casina in der Reggio Emilia. Lui è il sindaco di Fritzlar, una città di 15.000 abitanti, e loro hanno una città gemellata in Italia che si chiama Cassina. Cosa ha scoperto di Crotone? Wir sind gerade angekommen mit 2.000 weiteren deutschen Gästen und wollen uns gerne über die Geschichte und die Kultur informieren. Siamo arrivati qui con 2000 tedeschi e ci vogliamo informare sulla storia e la cultura. Ne abbiamo tanto di storia e di cultura. Deswegen sind wir sehr gerne in die Innenstadt gekommen und haben den ganzen Tag Zeit, um das alles aufzunehmen. Per questo siamo andati nella città antica, nel centro storico, abbiamo tutto il giorno per scoprire la città. Assessore, 2000 turisti non sono pochi. No, non assolutamente, che sono sbarcati questa mattina, sono stati coinvolti nella Fiera Mariana, adesso la scuola che ha organizzato l'Istituto Anna Frank, ringrazio la dirigente, questa bellissima iniziativa, insieme ai professori Rossetti e Frattolillo, la professoressa Geraci. Devo dire che la città sembra che si sta attivando per organizzare una serie di iniziative che coinvolgono le attività commerciali, ma anche i nostri ragazzi, e questo, diciamo, è un tassello importantissimo. Unire si vince. Unire. Uniti si vince, assolutamente, coinvolgendo e dando un'offerta anche turistica differenziata. Gregorio, anche questo momento organizzato da Alfa 21 è un bel momento perché sono arrivati oltre 2000 turisti con la nave, e questo per Crotone è un momento bello, un momento particolare, proprio perché tra l'altro siamo nel mese mariano. È una bella giornata e questo ci aiuta tantissimo, infatti eravamo timorosi del tempo atmosferico di queste giornate, però oggi e domani ci sono due navi importanti che capitano durante la settimana dedicata alla Madonna di Capocolonna. È un'occasione bella per presentare al meglio la città. E avevamo timori sul traffico, però sta funzionando il sistema messo in piedi dalla questura, dal comune di Crotone. Speriamo che regga fino a domani. Comunque, una nave con 2000 turisti è un segnale molto positivo per il turismo su cui si punta, insomma. Da fa morale, perché si capisce che c'è la possibilità di attrarre gente nella nostra città, nel nostro territorio, e far venire gente vuol dire farsi conoscere, avere possibilità di aumentare sempre di più l'accoglienza.